che nessuno si perda. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto venerdì a Policoro presso l'Istituto di Istruzione Superiore Pitagora, organizzato dalle ACLI per lanciare un appello per l'istruzione e la formazione professionale come strumenti per combattere la dispersione scolastica e per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, come ha spiegato ai nostri microfoni il presidente del Circolo ACLI di Policoro, Giulio Sarli. Al dibattito sono intervenuti numerosi e qualificati relatori, tra cui i dirigenti nazionali delle ACLI e dell'ANIP, della provincia di Matera e della regione Basilicata, oltre che a tantissimi studenti interessati all'argomento. Questo tema che noi abbiamo voluto immaginare altro non è che una riproduzione su scala regionale di una iniziativa molto importante che il sistema delle ACLI e delle NAIP, il sistema della Compagnia delle Opere e i Salesiani Don Bosco, come mondo del laicato cattolico, hanno voluto presentare non più tardi di un mese fa al Ministro del Lavoro Giovannini, al Ministro dell'Istruzione Carrozza, come appello per la formazione professionale e perché si tenga alta la guardia sulla dispersione scolastica. Ovviamente questo tema, che è stata, è stato recepito dai ministri, significa anche attenzione in termini di risorse adeguate per poter sostenere appunto questo fenomeno, che rischia di dare minori prospettive al nostro paese, seppur in un contesto di difficoltà. Noi abbiamo voluto, con questa iniziativa riproposta in chiave regionale, sollecitare le istituzioni, la regione in primo luogo, ma anche la provincia, che ha la delega all'istruzione e ad alcuni settori della formazione, affinché ci possano essere risposte in riferimento soprattutto alla nuova programmazione dei fondi comunitari, al nuovo quadro comunitario di sostegno, soprattutto con il Fondo Sociale Europeo, il 2014-2020, perché ecco, questi temi siano un po', come dire, gli antidoti per bloccare la disoccupazione, in particolare la disoccupazione intellettuale, e per contenere alcuni fenomeni che sono in qualche modo rapportati anche a quelle che sono le potenzialità del mondo produttivo, che dovranno essere sostenuti dal sistema economico regionale.